Alibaba e i 40 ladroni. In una città della Persia vivevano due fratelli, Cassin e Alibaba. Non erano affatto ricchi perché il loro vecchio padre, morendo, aveva lasciato soltanto un piccolissimo podere che essi avevano diviso a metà. Ma le cose erano andate diversamente per i due fratelli. Cassin aveva sposato una donna ricca che gli aveva portato in dote un magazzino pieno di mercanzia e nel giro di pochi mesi era diventato il più ricco mercante della città. Alibaba aveva sposato una donna povera come lui e per mantenere i suoi figli non aveva altro mezzo che tagliare la legna nella foresta che sorgeva al limite della città. E fu proprio nella foresta che cominciò la grande avventura di Alibaba, il povero boscaiolo. Un giorno, mentre stava caricando i tre asinelli, che rappresentavano tutta la sua ricchezza, vide avvicinarsi una grande nuvola di polvere e in mezzo alla polvere un numero imponente di cavalieri. Per quanto non si sapesse della presenza di ladroni in quella parte del paese, pure Alibaba ebbe subito il sospetto che proprio di ladroni si dovesse trattare. Senza preoccuparsi dei suoi asinelli, nascosti alla meglio tra i cespugli e i tronchi, il povero boscaiolo si arrampicò sopra un albero e si nascose in modo tale da vedere tutto senza essere veduto. L'albero cresceva proprio vicino ad una grande roccia, che sembrava un isolotto in mezzo alla foresta. Le sue pareti erano così ripide e prive di appigli che nessun uomo avrebbe potuto scalarle. I cavalieri, che erano tutti alti, robusti e ben equipaggiati, appena arrivarono ai piedi della roccia, smontarono da cavallo. Alibaba, dall'alto del suo albero, ne contò 40 e dal loro aspetto ebbe la certezza che erano veramente dei pedroni e senz'altro fra i più feroci. Egli non si sbagliava. Erano infatti 40 ladroni, tutti della stessa banda, che avevano il loro punto di ritrovo nella foresta. Ogni cavaliere tolse dalla groppa del proprio cavallo un sacco pieno di orzo e lo attaccò al collo della bestia dopo averla liberata dalla sella e dalle briglie. Poi ognuno di loro prese altri sacchi e altri involti che aveva con sé e Alibaba pensò subito che contenessero gli oggetti rubati. Il più alto dei ladroni si mise davanti, seguito dagli altri 39. Percorsero pochi passi tra i cespugli e gli arbusti e si fermarono dinanzi alla parete di roccia, dove il capo pronunciò a voce alta e chiara: «Sesamo, apriti!» Subito una porta si aprì nella parete. I ladroni entrarono uno dietro l'altro, seguiti dal capo che entrò per ultimo, e la porta si richiuse alle sue spalle. Alibaba fu preso da un grande stupore di fronte a questa magia misteriosa. «Sesamo, apriti! Che strane parole! Devo ricordarle anch'io», pensò tra sé. «Ma che cosa ci sarà mai in quella roccia? Deve essere molto grande, se hanno potuto entrarci ben 40 uomini!» Alibaba teneva gli occhi fissi all'apertura della roccia e, un po' per la paura di essere scoperto, un po' per la curiosità di vedere che cosa stava succedendo, non osò muoversi. Passò molto tempo. Alla fine la porta si aprì e ne uscirono i 40 ladroni, preceduti dal capo che disse a voce alta: «Sesamo, chiuditi!» E la porta si richiuse pesantemente alle loro spalle. Allora i ladroni rimontarono a cavallo e si allontanarono in una nuvola di polvere. Alibaba non scese subito dall'albero, pensava tra sé: «Se avessero dimenticato qualche cosa e tornassero indietro mi troverei in un bel guaio!» Il boscaiolo attese prudentemente ancora un po' di tempo. Qualche ora dopo si calò dall'albero, passò attraverso i cespugli e, giunto davanti alla parete della roccia, provò a ripetere a voce alta e chiara le parole magiche: «Sesamo, apriti!» La roccia si aprì, ma al contrario di quello che Alibaba aveva temuto,
non nascondeva una caverna oscura e tenebrosa. L'interno era vasto e splendidamente illuminato, poiché un'apertura dall'alto faceva liberamente entrare aria e luce. Intorno erano accatastate stoffe di seta e di broccato, tappeti di grande valore e soprattutto oro e argento. La grotta doveva essere asilo dei ladroni, certamente da molti, molti anni, e qui vi nascondevano il loro bottino. Ali Baba fece presto a decidersi, entrò nella grotta e subito la porta si chiuse alle sue spalle. Ma questo non lo preoccupò, perché sapeva di poterla riaprire a suo piacimento. Si avvicinò a un sacco d'oro e si riempì le tasche di monete. Per ben 10 volte andò avanti e indietro, dall'interno della grotta alla foresta, per caricare d'oro i suoi 3 asinelli. Ogni volta comandava: «Sesamo, apriti!» E poi: «Sesamo, chiuditi!» Alla fine, coperto l'oro con pezzi di legno e legato il prezioso carico, se ne tornò in città. Entrato che fu nella sua povera casa, Ali Baba ne chiuse bene la porta. Poi rovesciò tutto l'oro davanti alla moglie, che non poteva credere ai suoi occhi. «Ali Baba!» strillò la buona donna. «Saresti così disgraziato da metterti a rubare?» «No, moglie mia», rispose il boscaiolo. «Io non sono un ladro, a meno che sia rubare il togliere ai ladri. Ma ascolta la mia storia». Alla fine del racconto, la moglie di Ali Baba era pienamente convinta. «Voglio contare queste monete per sapere quante sono», disse. «Niente affatto, non abbiamo tempo da perdere. Io scaverò una fossa e nasconderò tutto quest'oro, che mi fa veramente paura». «Ma è bene sapere quanto possediamo. Prendiamo una misura di grano e misuriamolo senza starlo a contare moneta per moneta». «E sia», sospirò Ali Baba, «ma certamente saprai che noi non abbiamo misure, in quanto non abbiamo mai avuto grano da misurare». «Lo so benissimo, andrò a chiederne una in prestito a mia cognata, che non potrà rifiutare». Infatti, la moglie di Cassim non rifiutò affatto, ma fu presa da una grande curiosità. Che cosa aveva da misurare sua cognata? La moglie di quel miserabile di Ali Baba, che non aveva mai posseduto un pugno di grano. E per soddisfare questa curiosità, spalmò di grasso il fondo della misura prima di consegnarla, con grandi raccomandazioni alla cognata. L'oro riempì molte misure e Ali Baba e la moglie erano raggianti. Con molta premura, la donna riportò la misura alla cognata, la ringraziò e se ne tornò a casa, aspettando pazientemente che il mistero si chiarisse. «Cassim!» gridò la moglie. «Vieni a vedere che cosa ha misurato quel disgraziato di tuo fratello!» Fine della prima parte. Il seguito nella prossima puntata.